Questo Natale cambia musica. Per il regalo perfetto, lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera rispondono alla domanda sulla notizia del giorno. Con il sottotitolo Il presidente degli Stati divisi d'America, la celebre rivista Time ha scelto Donald Trump come persona dell'anno. È d'accordo? Certamente è una persona molto discussa, soprattutto perché ha fatto delle scelte che possono piacere a una parte dell'America come possono essere molto scomode per un'altra parte. Io personalmente non sono pienamente d'accordo, anche perché penso che ci siano persone più meritevoli a rivestire il ruolo di persona dell'anno. Essenzialmente questo, anche perché le scelte di Trump sono semplicemente discutibili, molto discutibili. Perché è stato scelto lui dal Time, secondo te? Perché è una persona estremamente carismatica, perché è una persona che sa parlare alle masse e sa far leva su determinati punti che sono di interesse comune per, diciamo, delle certe persone, ecco. Semplicemente piace. No, sinceramente a me non piaceva, non piace. Quindi con questa scelta di eleggerlo come persona rappresentativa di questo 2016 non è d'accordo. Secondo lei come mai il Time ha scelto lui? Beh, è una potenza economica, è un personaggio, diciamo, che era già molto noto ancora prima di buttarsi in politica, quindi penso per questi motivi. Sì, sono d'accordo. Come mai? Perché finalmente non è un politico. E poi era ora di interrompere queste dinastie, perché la Clinton, suo marito ha fatto il presidente, lei poi ha fatto il segretario di Stato e adesso voleva diventare presidente degli Stati Uniti. Sono 20 anni che subiamo i Clinton. Donald Trump è dimostrato che la gente l'ha votato perché non è un politico. E quindi la gente vuole provare un po' come qui da noi, no? Sì e no, ha vinto il no. Perché? Perché bisognava cambiare. Trump automaticamente è l'uomo dell'anno, ma se dovessi chiedere a lei di eleggere la donna dell'anno, chi sceglierebbe? Oh mio Dio, direi Hillary Clinton, sarebbe scontato? No. Guarda, allora... Però è una sconfitta, è ritenuta una sconfitta Hillary Clinton. È ritenuta? Perché non si è ritenuta? Perché non ha vinto. Vabbè, non ha vinto. C'è mai stato un presidente degli Stati Uniti d'America femmina? Assolutamente no. Ecco perché non ha vinto. Essenzialmente credo per questo, e poi perché, come dicevo prima, Trump credo sia più carismatico. Quindi Hillary Clinton donna dell'anno secondo te? Secondo me sì. Allora, così, Federica Pellegrini, fresca fresca di medaglia d'oro. Sulla Merkel non mi dispiace, perché è stata adesso rieletta per la 7ª volta, vuol dire che è una donna che ha gli attributi. Quindi Angela Merkel. Angela Merkel.